Ciao ragazzi, oggi ho scoperto una grandissima verità, che fare cena al messicano con nachos e burrito non si coniuga alla perfezione con l'uscita in bicicletta mattutina. Maremma diavola ragazzi, c'ho un intestino scoppietta come una mitragliatrice. Comunque, anche oggi, terza uscita, fa un freddo budello, tempo, come sempre, quando esco in bicicletta io, grigio, però le sensazioni buone iniziano ad arrivare. Ora mi fermo un attimo perché sono in mezzo a un campo e parliamo del mercato delle biciclette usate, cioè conviene comprare una bicicletta usata, se sì come e dove, ma anche quando. Quindi datemi 30 secondi per sistemarvi e si riparla. Eccomi qua ragazzi, anche oggi fa molto freddo, infatti sono bardato come un eschimese al Polo Nord, però questo non mi ha impedito di uscire. Dunque, oggi si parla di biciclette usate, di come si fa ad acquistarle ed è perché si cerca una bicicletta in questo particolare settore. Partiamo con il dire che i motivi per cui si compra una bicicletta usata sono molteplici: o perché non si ha un negozio di biciclette nuove sotto casa, o perché non ci si fida del negoziante come spesso accade, o perché non si hanno i soldi per comprare una bicicletta che magari potrebbe costare anche qualche migliaia di euro. Comunque, qualsiasi siano i motivi, comprare una bicicletta usata è comunque una valida alternativa per chi non vuole spendere molti soldi, ma però dobbiamo fare attenzione a non cadere in tutte quelle trappole che il mercato dell'usato può propinarci. Chi compra nel mercato dell'usato deve sottostare a determinate regole che possono essere spietate e a volte anche squallide. L'importante però è che chi si approccia a comprare una bici nel mercato dell'usato conosca queste regole, ma soprattutto abbia fatto i compiti a casa prima di iniziare a cercare e guardarsi in giro. Ci sono infatti molti ciclisti che comprano biciclette che l'anno dopo andranno a rivendere perché magari vogliono comprarsi il modello nuovo, oppure ci sono triatleti come il sottoscritto ad esempio che potrebbero vendere la loro bicicletta da strada come quella che ho io per comprare una bicicletta più specifica da triathlon. Insomma ragazzi, ci sono un sacco di motivi per cui un ciclista può vendere una bicicletta, la propria bicicletta, quindi le occasioni si trovano, dobbiamo però stare attenti. Il primo passo da fare è sicuramente quello più sicuro, quello più consigliato e quello che dà anche le migliori occasioni. Sto parlando del passaparola. Ognuno di noi infatti conoscerà un amico, un collega, un parente ciclista che a un certo punto della sua carriera decide di vendere la bicicletta. In questo caso, come dicevo, sono molti ciclisti che di anno in anno cambiano biciclette perché vogliono passare al modello nuovo. In questo caso, beh, si conosce la persona, si conosce magari anche il mezzo con cui la persona si è allenata fino ad oggi, perché magari ci siamo usciti insieme in bicicletta, ma soprattutto conosciamo la storia della bicicletta. In questo caso, se lui ha necessità di vendere e voi avete necessità di comprare, appunto con il passaparola riuscirete sicuramente a portare via la bicicletta al miglior prezzo possibile. Un altro posto dove cercare sono le community di ciclisti. Queste si trovano o nelle polisportive o nei negozi di biciclette o addirittura anche sul web. Ci sono infatti molti forum che ospitano una sezione dedicata e specifica alla compravendita di biciclette o parti di essa. In questo caso che cosa succede? Beh, siamo all'interno di un gruppo ristretto dove magari l'iscrizione è anche su invito. Quindi in questo caso siamo in un ambiente totalmente sicuro. In più è un ambiente maniacale dove ciclisti di ogni specie, dal semipro all'amatore, a quello che fa le gare, a quello che semplicemente usa la bicicletta per sgranchirsi le gambe una volta a settimana, potranno mettere in vendita le loro biciclette dettagliando la scheda della bici con tutte le pecche o tutti i vantaggi. In questo caso voi siete in una botte di ferro perché, e come dicevo prima, siete dentro una comunità di maniaci della bicicletta, quasi dei nerd della bicicletta, che sicuramente vi aiuteranno al meglio per poter vendere. Attenzione però in questi casi, che spesso domanda e offerta non si incrociano, però ecco, questo sicuramente è il modo più dettagliato possibile per farsi un'idea di come sia lo stato della bicicletta che andremo a comprare.
Infine, un altro luogo molto interessante che vale sempre la pena osservare è il mercato delle aste online. Non sto parlando dei classici siti dove si vendono cose usate. In quel caso il venditore fa un'offerta e si può scendere o salire, diciamo, di qualche decina di euro. No, io sto parlando proprio di aste online, come appunto eBay, dove un venditore mette all'asta la propria bicicletta partendo anche da un prezzo base e si può salire fino a livelli che noi riteniamo accettabili. Allora, in questo caso occorre però conoscere il valore della bicicletta usata, che non è semplice. E se lo si conosce, si possono portare via biciclette anche deprezzate di molto, perché non è detto che gli altri sappiano realmente qual è il valore dell'oggetto che è stato messo in asta. In questo caso però dobbiamo fare anche attenzione a non farci prendere la mano dal continuo rilancio delle aste, perché quando noi si trova una bella bicicletta, magari una specialissima, venduta al 60% del prezzo originale, iniziamo a fare offerte, diventiamo noi i migliori offerenti e questo ci rilascia una sorta di scarica di adrenalina. Quando poi la sera andiamo a letto, ci svegliamo la mattina, troviamo la notifica di eBay sul telefono che ci dice che un altro utente ha superato la nostra offerta, per riavere quella scarica di adrenalina facciamo un'altra offerta. Bene, attenzione, dobbiamo sapere in questo caso quando ci si ferma. Quindi comprare su eBay con sistemi di aste è ottimo, ma dobbiamo sempre conoscere il valore della bicicletta in relazione non solo al modello ma anche allo stato di usura. Quindi qui bisogna essere davvero bravi. Attenzione però al mercato dell'usato: spesso e volentieri si trovano, in special modo online o anche da alcuni venditori privati, si trovano delle biciclette che sono vendute a prezzi stracciati. Magari si parla di biciclette full carbon montate con accessori top di gamma, bici aero, magari vendute a 1.000 euro, che a vederle sembrano nuove. Attenzione, in questo caso dobbiamo subito alzare le antenne, perché o si tratta di biciclette contraffatte e quindi allontanatevi subito, non cercate l'offerta migliore, non cercate di portare a casa l'occasione, perché se è una bicicletta contraffatta probabilmente il carbonio è scadente, alla prima buca vi si spezza tutto e vi farete anche molto male, quindi scappate subito. Nel caso in cui non si tratti di biciclette contraffatte, c'è la non remota possibilità che il venditore vi stia vendendo una bicicletta rubata. In questo caso perché ve ne accorgerete? Ve ne accorgerete perché il venditore ha fretta di vendere e lo troverete anche particolarmente nervoso. Anche in questo caso dovete scappare a gambe levate. Non tanto per una questione etica, anche per una questione etica, perché non è mai bello comprare la bicicletta che è stata rubata a un nostro collega ciclista o in un negozio, ma anche per una questione legale. Insomma, intendiamoci, non si comprano cose rubate. Quindi, quando qualcuno vuole vendervi una bicicletta stellare a prezzi ridottissimi, o è contraffatta, quindi viene chissà da quale mercato, oppure è stata rubata, in questi casi si scappa. Bene ragazzi, mi sembra di avervi detto tutto quello che c'è da sapere in termini generali sul mercato dell'usato. Io e il mio burrito e la mia bicicletta torniamo a casa, anche perché fa davvero freddo. Noi comunque ci vediamo al prossimo video e alla prossima uscita. Per il resto, che dire, buon allenamento a tutti e alla prossima, ciao!